Ciao ragazzi, siamo qui con il secondo let's play che ho deciso di portare per il restauro. Oggi siamo su Cave Story. Allora, Cave Story è un gioco che esplose di popolarità 6-7 anni fa, più o meno attorno agli albori del mio canale. E, ricordo a quell'epoca tutti ci giocavano, tutti. È entrato di fatto nella storia dei videogiochi e penso che sia, diciamo, è passato tanto tempo da quando se ne parla, anche perché comunque è un gioco un po' vecchio. Ma ho deciso di portarlo per diversi motivi. Uno dei motivi è che è un gioco abbastanza breve, quindi ci porterà via non troppo tempo e potremo passare relativamente velocemente al prossimo progetto. Il secondo è che è un gioco che secondo me merita molto riconoscimento, che già ha, perché comunque è un gioco molto molto famoso, ma magari c'è gente che allora non visse tutta la popolarità che aveva e quindi magari non lo conosce, o comunque lo conosce solo per nome, non sa bene che tipo di gioco sia. Ecco, se per caso ci dovrebbe essere un tipo di persona del genere che guarda questo video, voglio presentare questo gioco in modo che, insomma, anche loro possono godere di questo capolavoro che è Cave Story. Cave Story fu fatto da una sola persona. Fu uno dei primi videogiochi indie ai tempi in cui il termine indie neanche esisteva. Insomma, non era così di moda fare videogiochi indie. Quindi fu veramente un miracolo questo gioco. Prima di partire, però, rubo un attimo, un ultimo minutino, poi partiamo. Ci tengo a fare una cosa che in realtà non faccio molto spesso, perlomeno non faccio in video, ovvero ringraziarvi. Non sono una persona che molto spesso, un artista, un youtuber, diciamo, che molto spesso, che gli viene molto naturale ringraziare, i miei fan. È una cosa che, ora che ci penso, mi sa che non l'ho mai fatto in video, comunque non più di un semplice grazie, ma io ho visto che negli ultimi anni i miei video hanno avuto il seguito che hanno avuto, e quando ho annunciato il progetto della Star, quando poi ho visto il successo che ha avuto la prima serie, Punch-Out, è stata un'esplosione di successo in confronto a quello che io ho fatto negli ultimi anni. Quindi ha avuto decisamente molto 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 più seguito, successo di quanto mi aspettassi. E di questo vi sono estremamente grato e spero che possa continuare anche per il resto del progetto del restauro e anche al di fuori del restauro, chiaramente. Ok, ora iniziamo il gioco. Qui sono le file dei salvataggi vergini, iniziamo subito. Allora, ci sono tre livelli di difficoltà: facile, originale e difficile. Noi giochiamo a difficoltà originale, perché è difficoltà più bilanciata ed è l'unica difficoltà che esisteva allora. Difficoltà facile, la differenza è che tutti i nemici avranno metà vita e il nostro personaggio subirà metà dei danni. Modalità difficile è leggendaria. La modalità difficile di Cave Story è una delle modalità difficili più esagerate che io abbia mai visto in un videogioco. La modalità difficile di Cave Story ha tre differenze con l'originale. La prima è che i nemici hanno il doppio della vita. Le altre due ve le spiegherò più avanti. Inizia partita. Trasmissione in corso. Il gioco è in inglese, quindi dovrò tradurre, dovrò perdere tempo a tradurre, però tenendo conto che il videogioco più o meno me lo ricordo a memoria, il contesto già lo so, quindi mi aiuta molto sta cosa. Connessione alla rete. Login effettuato. Avvio della chat IM. Siu, questo tale si chiama Kazuma. Siu, ci sei? Sono io, sono Kazuma. In qualche modo sono riuscito a scappare, ma mi sono perso. Sono in un rifugio dove non c'è nient'altro. Se stai leggendo questo, per favore rispondi. Per favore? Ed ecco qui, noi siamo questo omino. Siamo presentati qui senza senza un'introduzione, senza una storia. No, non sappiamo nulla del nostro personaggio. Il nostro personaggio ha un nome. Viene raccontato per la prima volta a fine gioco, quindi io ve lo tra virgolette spoiler. Il nostro personaggio si chiama Quoth, come virgolette. Ora non abbiamo nessuna arma, quindi non abbiamo nessun modo per far danni, quindi dobbiamo evitare i nemici. Ecco qua
la prima inculata di Cave Story. In alto a sinistra noi possiamo vedere che noi abbiamo 3 HP. Queste spine rosse fanno esattamente 3 danni. Quindi se per sbaglio tocchiamo una di queste spine rosse, facciamo istantaneamente game over. Stavo già per farlo. Lo vedete quella capsula di vita a sinistra? Ok, è appunto una capsula di vita. Aumenterà la nostra vita massima, un po' tipo Metroid. Quindi adesso le spine rosse non ci faranno danni. Ed ecco qua la prima differenza fra difficoltà originale. Aspettate, ragazzi, devo riprendere un po' più i comandi perché non ci gioco da un bel po'. La prima differenza fra originale e difficile è che in modalità difficile non esistono le capsule di vita. Devi farti tutto il gioco con 3 di vita, che è una cosa molto più assurda di quanto probabilmente pensate. Qui c'è un tizio che dorme. Ah, tra l'altro questa stanza si chiama Hermit Gunsmith, cioè fabbro di pistole eremita. Quindi questo qui è un fabbro di pistole eremita che però sta dormendo. E noi prendiamo la nostra primissima arma, la Polar Star, la stella polare. Torniamo alla trasmissione. Ricerca di Sioux. Una Sioux trovata. Sioux, rispondimi. Ti stanno cercando. Stai dormendo o cosa? Il tuo fratello si sente così solo. Ok, quindi questo Kazuma è il fratello di una tale Sioux. Allora, se guardate adesso in alto a sinistra, sopra la vita, c'è scritto livello 1. Noi, uccidendo i nemici, faremo droppar loro questi triangolini gialli che ho appena raccolto, con i quali noi aumenteremo di livello le nostre armi. Noi il nostro personaggio non aumenterà di livello su Cave Story, saranno le nostre armi a aumentare di livello. Il livello massimo è 3 per ogni arma, e noi possiamo livellarle e diventeranno non solo più forti, nel senso che fanno anche più danno, ma cambierà anche il modo in cui spareranno, eccetera. Prendendo danni però la nostra armi perderanno esperienza, quindi è possibile come si dice, che le nostre armi scendano di livello. La Polar Star è l'arma più base del gioco, l'arma più semplice. Questa porta in realtà è un nemico. Però è l'unica volta in tutto il gioco che vedremo un nemico. In tutto il gioco non ci saranno altre porte nemico. E questa è una cosa un po' strana. Comunque, per chi non lo sapesse, Cave Story è un dei videogiochi che ha avuto più remake al mondo. Ha avuto un sacco di remake. Allora, 6-7 anni fa, tutti giocavano alla versione per Nintendo Wii. C'era la scaricabile da Wii Shop, un remake per Nintendo Wii. Poi l'hanno fatto per 3DS, l'hanno fatto per l'eShop del 3DS. Ok, siamo arrivati al livello 2. La nostra arma adesso ha più range e spara 2 proiettili anziché uno alla volta. Prima di proseguire, voglio upgradare l'arma a livello 3 perché poi non avremo più probabilità di, non avremo più possibilità di farlo fino alla nostra prima battaglia boss. E sebbene la prima battaglia boss sia di una facilità estrema, vorrei essere un po' ottimizzato, diciamo. Intanto vi parlo un altro po' del gioco. Come potete vedere, il gioco è una sorta di platform in cui si spara. Dovrebbe essere run and gun in termini esatto. Sì, ma se mi date i triangoli però. Ma mi danno solo cuoricini, ma che cazzo. Oh. Il gioco chiaramente è di origine giapponese. Il suo creatore era un uomo giapponese di cui non ricordo minimamente come si chiama. Che non mi ricordo come si chiama, non dico. Ma perché non riesco a fare i salti oggi? Allora, a differenza di tutti gli altri giochi del restauro, comunque, praticamente, Cave Story non è vero che non ci gioco dal suo let's play. Molto spesso, quasi tutti i giochi che ho giocato su YouTube, poi non li ho più giocati. Cave Story invece no, Cave Story l'ho giocato relativamente di recente. L'ultima volta che l'ho giocato è stato a dicembre l'anno scorso, a dicembre 2017, quindi pochi mesi fa. Però ancora non sono abituato a giocare con controller della serie, perché sto giocando la versione per Steam, Cave Story Plus si chiama, quindi ci sto giocando con controller della 360. Non è comodissimo, ma ce la si fa. Vabbè, diciamo fanculo a livello 3 e andiamo direttamente avanti, perché sennò stiamo qui tutta la parte. Dai, Sioux, scrivi qualcosa. Sto morendo di fame qui. Ho così fame che potrei anche mangiare uno scarafaggio. LOL, scherzavo. Ma
per farti sapere se dovessi arrivare a quel punto lo farei. Villaggio dei Mimiga, io li ho sempre letti Mimiga, forse si leggono Maimiga o Mamaiga, ma penso che Mimiga suona meglio. E penso anche sia la pronuncia giusta. Dammi la chiave. Assolutamente no. Stai cercando di proteggere quella ragazza? Sue? Lei è un'estranea. Sue è una buona persona. Non tradirò Sue. Turoko. La prossima volta che il dottore si farà vivo, qualcun altro verrà portato via. Se Sue non viene consegnata, potresti essere tu in pericolo. Ma dammi quella chiave e basta. E noi cadiamo dal cielo proprio in mezzo a loro. Ah, questa musica. Allora, nella versione Cave Story Plus tu puoi scegliere se usare le colonne sonore originali o le colonne sonore fatte col remake della versione per Wii. E ho deciso di fare quella del remake. Questa musica è storica, come tutte quelle di Cave Story praticamente. Cosa? Tu non sei un nemico? Pensavo tu fossi uno di loro. Mi chiamo King. Sono il numero uno in questo villaggio. Anche se dico di essere il numero uno, in realtà non significa poi così tanto. Ce ne sono soltanto sei di noi nel villaggio. Beh, a dire il vero, incluso Sue, siamo sette, ma lei non è una di noi. Lei è un'estranea che è venuta al nostro villaggio. Qui c'è questo villaggio di queste creature chiamate Mimiga. Questo è un altro Mimiga. Cielo, mi hai spaventato. Sue? Oh, intendi quella ragazza che è a casa di Arthur, vero? Vive assieme a Toroko. Quella ragazza è molto carina. Starà cercando i draghi volanti. Mi chiedo se esistono veramente una cosa del genere. Draghi che volano nel cielo. Queste creature sono Mimiga. Devo dire che questo gioco, nonostante all'inizio sembri molto carino, puccioso, eccetera, in realtà più avanti scoprirà essere avere una trama molto più seria di quanto sembri. Ah, su c'è la fattoria di Yamashima, a sinistra c'è il reservoir che non so cosa voglia dire in verità. A destra il cimitero e giù la casa di Arthur. Andiamo subito alla Yamashita Farm. Anzi no, ci andiamo dopo, che tanto dopo dobbiamo andarci per forza. Adesso una cosa che voglio fare è prendere un oggetto che in realtà è facoltativo, però è abbastanza utile. Oddio, per me no in verità, però lo prendo comunque. Ok. Il sistema di mappa. Lo tocco la mappa. C'è scritto qualcosa. Finché manterrai il tuo senso di esplorazione, un giorno troverai la via. O almeno spero. Questa è la mappa. Ogni volta che entreremo in una nuova stanza potremo premere Select e, diciamo, avere una mappa della zona. Chiaramente io mi ricordo tutte le mappe a memoria, quindi io personalmente non ne avrò bisogno. Però la userò nel Let's Play per farvi vedere alcune chicche. Andiamo avanti. Qui c'è lo shack, che non so esattamente cosa voglia dire. Aspetta. Ah no. Prima bisogna andare da un'altra parte, forse. Allora, qui la mia memoria mi gioca brutti scherzi. Perché io mi ricordavo che bisogna andare subito lì. In verità no, a quanto pare. Bisogna andare prima qua. Pensavo bisognasse andarci do andarci dopo qua. Ah, sì, è vero, bisogna andare prima qua, è vero. Nel reservoir. Chissà cosa voglia dire. Oh, signora. Ok. Quel pesce lì si può uccidere, ma non dà exp, non dà nessun tipo di ricompensa. E tra l'altro ho scoperto che se lo si risparmia si ottiene anche un achievement. Sue? Ah sì, Sue. Quella ragazzina carina che si nasconde sempre a casa di Arthur. Di recente è arrivata al villaggio di Mimiga. È caduta qua, nel reservoir. Non penso che sia molto legata a noi. Sembra che odi chiunque nel villaggio. Ma lei è una Mimiga. Come il resto di noi. Qua sotto c'è un oggetto. Qualcosa brilla brightly. Un pendolo d'argento. Ora, possibilmente andiamoci prima di finire l'ossigeno. Se no moriamo istantaneamente. Ecco lì, Toroko. Ok, ora bisogna andare in basso a destra. Dammi quella chiave. No. Minchia, meno male che sei il numero uno.
Doroko, non sottovalutarmi. Io adoro Cave Story, lo adoro. Questo gioco me lo ricordo allora me lo ricordavo veramente a memoria, altro che Punch-Out. Ma anche quando ci ho giocato a dicembre, quasi tutto me lo ricordavo completamente a memoria. Qua ci devo andare dopo, però vi faccio vedere questo personaggio qua. Mi chiamo Jack, sono il numero 2 nel villaggio. Qui c'è il cimitero di Mimiga. Lì riposa il nostro eroe, Arthur, che riposa eternamente in pace. Cosa sto facendo qui? I funghi hanno preso il controllo del cimitero di Mimiga, quindi sto tenendo a bada per essere sicuro che non entri nel villaggio. Arthur, l'eroe di Mimiga, che è morto a quanto pare. E comunque ho sbagliato, perché pensavo che qua bisognasse andarci dopo per forza. In realtà non bisogna per forza andarci nella Yamashita Farm, mi sa. Quindi andiamoci subito. Yamashita Farm, ci sono due segreti. Uno è la capsula di vita qua. E ora abbiamo 9 HP. Tra l'altro ho scoperto oggi, perché non lo sapevo, che se si usano degli hack, si scopre che là sotto c'è un oggetto segreto che non serve a niente, che è praticamente la zanna della bestia, che però a quanto pare è inottenibile senza usare glitch o hack o cosa del genere. Parliamo con questo tizio che ci dice una cosa interessante. Questa è la fattoria dove noi facciamo crescere i fiori. Il mio lavoro è proteggere questa fattoria. Per noi Mimiga questi fiori sono una preziosa fonte di cibo. Ma non i fiori rossi. Ho sentito dire che se mangiamo i fiori rossi la nostra pressione sanguigna schizza e moriremmo all'istante. Fortunatamente in questa fattoria non facciamo crescere quei vili fiori rossi. Interessante, quindi per i Mimiga mangiano fiori, ma quelli rossi sono pericolosi. Questa cosa ci atterremo a mente. Ok, qua ci aspetta la nostra prima battaglia boss. Strozzo. Che non è lei, in verità. Tra l'altro ho scoperto che in Cave Story Plus c'è un achievement per farsi uccidere da Toroko qua adesso. Aiuto. Tu non sei il dottore? Oh, chiedo scusa. Il dottore è una persona molto crudele e malvagia. Si fa vedere nel villaggio e rapisce Mimiga. A volte uccide anche qualcuno. Il dottore ha ucciso il mio fratello maggiore, che è Arthur, l'eroe del villaggio, l'eroe di Mimiga. Ah, col ciondolo. L'hai preso per me? Me l'ha dato Sue. Ma non lo voglio più. King dà in escandescenze quando io e Sue andiamo d'accordo. Per favore, tienilo. Ed ecco uno dei personaggi più adorabili di questo gioco. Oh yeah! Vi ho trovato. Non serve nascondersi da me. Ho il naso di un segugio. Infatti. Sì, lui ha il naso e il cervello di un cane. Misery, l'ho trovato io per primo. Voi due, voi siete col dottore. Tu devi essere Sue. Il grande dottore ha chiesto di vederti. Vieni con me. Eh? Ma io non sono Sue. Barrog, il resto è per te. Sono la persona sbagliata. Ve l'ho detto. Ma non ancora. Devo sempre ripulire io. E sono io che l'ho trovata per prima, non Misery. Allora, che vuoi? Vuoi combattere con quella piccola... sparanoccioline, sarebbe. Tra l'altro, se noi gli diciamo no, evitiamo completamente la prima battaglia boss. Però io non lo voglio fare perché voglio dire sì per farvi vedere la battaglia e per prendere exp, comunque mi dà exp. C'è un achievement, ma io l'achievement l'ho già preso, chiaramente. Capito. Prima battaglia boss contro Barrog. È chiaramente una battaglia boss molto semplice. Ok. Chiaramente molto elementare, molto quasi da tutorial. Me lo ricorderò. Sconfitto Barrog. Ecco qua, cristalli per farmi... Neanche qui arriviamo a livello 3, vero? No, vabbè, pazienza. Comunque io vi farò vedere tutte le armi, tutti i segreti, tutti gli oggetti, quasi tutti gli oggetti prendibili, perché non si possono prendere proprio tutti con una run, però diciamo l'unico che non vi faccio vedere è abbastanza facoltativo.
diciamo, vi faccio vedere praticamente tutte le cose, tutto ciò che c'è da vedere di Cave Story, quasi, almeno del gioco originale. Poi modalità alternative come la boss rush o cose che hanno messo, che hanno aggiunto poi dopo con i remake, magari quelle no, perché in verità non l'ho fatta neanche io perché non mi interessano. Fammi pensare, ok, hanno rapito Toroko, adesso dove cazzo devo andare? Qua, è vero, devo parlare con Jack. Ah, qua tra l'altro c'è l'Assembly Hall, la sala delle riunioni. Le fiamme scoppiettano nel camino. C'è qualcosa dall'altra parte. C'è qualcosa dall'altra parte. Non ci dice niente per ora. Non so cosa ci dice King adesso. La chiave della casa di Arthur. Dovrebbe essercene almeno un'altra copia da qualche parte. Toroko finge ignoranza. Mi chiedo, forse Jack saprebbe qualcosa. Infatti per andare avanti dobbiamo parlare con Jack. Ma sembra un ottimo punto per terminare qui questa prima parte introduttiva del mondo di Cave Story. Quindi termino qui la prima parte del let's play di Cave Story. Se il video vi è piaciuto, cliccate quel pollice al butto salto. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.